Ciao internet, io non ci credo, sembra funzionare tutto. C'è qualcosa che non va se tutto funziona, lo sapete vero? Ciao, come state? Stasera abbiamo una puntata pazzesca. Facciamo i check prima con un po' di gente che mi sta vedendo. Mi sentite da YouTube? Perché Marzia diceva che c'era qualche problema. YouTube, muovi la manina, dimmi se mi senti. Ma se uso YouTube su Apple TV riesco a commentare da qui. Non lo so, non ne ho idea Marco. Per adesso ti sto vedendo. Voi mi vedete o no? Tutto ok, fantastico. Allora, stasera voi non avete davvero, davvero, davvero idea di che cosa sta venendo fuori. Eh, stasera sono gli, gli americani dicono humbled eh, humbled è umiliato ma nel senso buono, cioè stasera sono eh, ver veramente incredibilmente felice perché in realtà sono riuscito ad avere un parterre d'oroà di amici tutti uno più competenti dell'altro che, eh, che fanno cose bellissime e per bellissime intendo davvero questa sera in realtà più che la live commenteremo assieme eh, degli interventi uno più spettacolare dell'altro. Vi dico un po' di che cosa parleremo. Poi vediamo come costruirla. Innanzitutto ciao, bentrovati. Sta arrivando Lulu, eh. sta arrivando da Praga ma è in ritardissimo. Eh, ti sei appena spoilerato da solo. <ride> allora, parleremo con eh, Stefano. Zanero, eh, professore associato di sicurezza informatica in, al Politecnico di Milano, uno dei più grandi esperti, credo, a livello mondiale di malware. Parliamo con Corrado Giustozzi e Nisa di, eh, de, del framework europeo della sicurezza informatica. Parliamo con eh, un, una serie di altri amici, tra cui Carola Frediani, che ci racconta gli scenari di guerra digitale che potrebbero avrebbero potuto accadere con eh, il conflitto iraniano o che potranno ancora, chi lo sa. Parliamo con Gianni Amato eh, che è arrivato in veste personale, non in veste istituzionale, ma che è eh, Cert PA eh, che ci racconta un po' il perimetro della sicurezza. Parliamo con Stefano Mele, eh, Consiglio Atlantico Italiano. Eh, L'avvocato l'avete visto, sì, Corrado Giustazzi, ex MC Microcomputer, sì, proprio lui. E, e poi abbiamo Andrea Zapparoli Manzoni che ci parla addirittura di offensive security. E avere tutte queste persone insieme vi assicuro che è molto complesso, è complesso per. Per tanti motivi, anche organizzativi, c'è eh, stato già uno scroscio di bestemmie, Pensavo sarebbe stato molto più facile mettere a posto addirittura i contributi. Figuria, figuratevi poi trovarli. E sono anche persone con interessi, in alcune cose, interessi contrapposti, quindi è possibile che in alcuni punti qualcuno non parli con qualcun altro di, di alcune cose o che non raccontino cose. Eh, io mi sento onorato davvero di averli avuti tutti qui, qui ovviamente. In in senso, non in senso etimologico del termine, per parlare di cyber war, per parlare del quinto dominio, il cyberspazio di guerra, un dominio particolare perché, perché in realtà è il, quello che conosciamo di meno anche se il, la guerra digitale o cibernetica come, come si suol dire è, è qualcosa che conosciamo da tanto tempo. Ed è veramente veramente interessante vedere i diversi approcci. Diversi approcci perché è un problema complesso e c'è il famoso detto che per ogni problema complesso c'è una soluzione semplice e quasi tutte le volte sbagliata. <ride> e in questo caso è davvero così. Ci sono gli interessi degli stati in azione che combattono uno con l'altro o che si attirano. Attacca uno, uno con l'altro per avere informazioni, quindi per intelligence o per eh, sviare l'attenzione da altre cose o per eh, vantaggio competitivo. Ci sono azioni che possono addirittura generare azioni virtuali, azioni cibernetiche, non mi piacciono cyber, dai. Che possono generare risposte con missili veri, e vedremo una serie di casi. Ci sono possibilità di guerra, anche cibernetica, e non solo. Vedremo che in realtà l'idea stessa di guerra solo cibernetica è, è, è probabilmente abbastanza assurda. Ci sono tutti questi campi con eh, armi eh, che non sono normate secondo quelle che sono le normali ehm, le normali idee delle armi, il protocollo di Weissner. Gli accordi di Weissner. E avremo qualcuno che vende questo tipo di armi ai governi, che viene a chiacchierare con noi. Io credo che, che sia una, un evento, un primus incredibile. Ho visto queste persone solo in altri contesti, ma erano, erano diciamo, conferenze di altissimo livello e non certo aperte a tutti qui su, su youtube su internet e è davvero fantastico ehm, sono sono davvero felice questa sera non lo farò mai più non lo farò mai più perché è bordello allucinante gestire tutto e ovviamente ho detto questa cosa nel weekend scorso indovinate eh, a che ora mi è arrivato l'ultimo dei contributi e non diremo da parte di chi vero Stefano Mele tra parentesi, calcolate che eh, molte di queste persone erano in giro, quindi tutti i contributi che vedrete sono realizzati da persone che, eh, sono, uh, che mi hanno mandato cose da dove erano. Stefano Mele è in giro per gli Stati Uniti, sta facendo l'IVLP, l'International Visitor Leadership Program, il programma del governo americano che eh, premia gli, gli underforti in realtà meritevoli su varie parti, ci sono andato anch'io nel 2012. Eh, quindi non li sanno proprio scegliere bene le persone, <ride> ciao Stefano. E nonostante questo, dal Texas mi ha mandato il contenuto Andrea Zapparoli Manzoni è a Dubai. E da Dubai, eh, nonostante il fatto che non stesse nemmeno tanto bene, si è messo lì col cellularino e mi ha mandato un contributo. Eh, Corrado Giustozzi era fin qui nelle cose da fare e siamo riusciti a farlo come con una telefonata tra me e lui, lo vedremo. Eh, in cui chiacchieriamo e c'è la registrazione della chiamata, eh, ovviamente che gli ho detto. Eh, Stefano Zanero era, eh, ha finito di fare i, eh, gli esami eh, e, e si è messo lì col cellulare a registrare Gianni Amato tra eh, la serate con le bambine che si è messo e mi ha mandato cose quindi non sono contributi professionali e perdonatemi, secondo me è quello che è il loro valore sono le persone che dicono quello che vogliono dire e non quello che sono state sollecitate a dire. Ho dato una domanda a ciascuno di loro, un qualcosa di cui chiacchierare, ma generico, e ciascuno l'ha interpretato come eh, desiderava. Alcuni un po' più impostati, altri meno, non so come mai, stavamo ridendoci, Carola Frediani si è messa nella voce proprio impostata nel raccontarvi eh, molto bene il suo articolo, una sintesi del suo arti di un suo articolo molto bello. Eh, eh, Stefano Mele ha l'impostazione da avvocato, quindi si è messo con va, ripete, Gianni ha fatto un bellissimo speech. Corra Vabbè, Cor Corrado non ve lo dico nemmeno perché Corrado è, cioè Corrado è uno di quelli che io sento a bocca aperta, quindi vi lascio solo dire. Eh, tutti loro hanno raccontato in modo particolare: eh no, vince, vince, non, 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 non ce l'avevo. Il... Vince, rimandami il tuo numero un numero di cellulare che il vecchio non rispondi non ci sei, ti, ti volevo chiedere proprio quello eh, detto quello, partiamo dall'inizio se stiamo parlando di cyber war è perché per alcuni momenti per alcune ore, per alcuni giorni a torto o a ragione, vedremo più a torto che a ragione oi, aspetta non ho acceso gli alpaca con gli alpaca acceso e, accesi è tutto più bello dicevo, per alcuni giorni wow Così, però, la, la voce è troppo. Per alcuni giorni, ore, abbiamo avuto la possibilità di finire in guerra. Una guerra particolare, perché il, il dominio digitale era proprio quello che spaventava tanto. Forse più per molta parte del mondo, dei missili, tant'è che eh, si erano, erano stati anche. Eh, Scusate, Starbucks non mi hai ancora sponsorizzato niente, quindi dopo la tolgo. Eh. Eh, Tant'è che eh, sono state emanate una volta per la prima volta già delle linee guida per le aziende che dicevano: state attente e preparatevi a una possibile offensiva da parte del governo iraniano. Ecco, vogliamo gli alpac RGB. Oh raga, io non li ho trovati gli alpac RGB. Come li ho trovati? Ciao Alan, ciao Francis, ciao Enrico. Enrico, non ti preoccupare, è registrata anche. Ciao Luca, ciao Stefano, ciao Teresa, ciao Dario, ciao Grigio Scuro, eh, ciao Spartian, ciao Marzia, ciao Luca. E dicevo, andiamo perché qua ci saranno tipo 50 minuti solo di interventi di amici, quindi... Siamo Infatti avete visto che sono partito proprio in orario. Se avete qualunque problema su qualunque piattaforma scrivetemelo comunque in chat. Anche durante i eh, commenti di tutti, eh, scusate, anche durante gli interventi, la chat rimarrà accesa. Io leggerò la chat. Sono qui che leggo la chat. Quindi, eh, ciao Marco. Eh, quindi scrivete le domande che alla fine di ciascuno dei tronconi eh, commenterò e commenteremo assieme quello che hanno detto. Eh, se volete meno lag Twitch, se volete più lag, credo YouTube. E iniziamo dall'inizio. Eh, iniziamo dall'inizio perché iniziamo proprio da questa situazione. Abbiamo detto che ne abbiamo iniziato a riparlare per l'Iran e la guerra. Eh, digitale con l'Iran che ha sfondato anche NCT almeno la parte di guerriglia in questi giorni ma niente di particolarmente complesso vedremo poi ci sono diversità tra attaccare un'azienda e attaccare le infrastrutture critiche c'è differenza tra hacking e guerra ecco mh, da me i commenti arrivano dopo due minuti eh, Luca non so non so che dirti eh, non posso farci sul lag non posso davvero davvero farci niente Dicevo, partiamo dall'inizio, partiamo proprio da quello e dalla storia di che cosa poteva succedere chiedendo a una amica giornalista, Carola Frediani, di raccontarci: ho chiesto proprio questo tipo di conflitto. Partiamo dall'inizio Carola Frediani, chi è? Se non sapete chi è Carola Frediani, avete dei grossi problemi. Perché Carola è giornalista, si occupa di cyber security e di diritti digitali, ha scritto un po' di bei. Volumetti ha ah, una mh, newsletter meravigliosa che si chiama Guerra di rete e andate a cercarla online e iscrivetevi perché ne vale davvero la pena è una newsletter del weekend e nel weekend eh, scrive questa newsletter fatta in maniera molto diversa dalla mia la mia sono tante notizie tanti link commentati la sua invece è proprio un racconto giornalistico che parla proprio di questi tipi di argomenti ciao Paolo e ciao Gio, Gio, Gio Alba Rosa, e ciao Gabriele. Ora, mh, partiamo proprio da eh, lei, e... Eh, aspetta, chi è che... RRGG, io sento un po' basso, no, eh, il sono tra meno 20 e meno 10 decibel, quindi il volume è, è corretto, alza tu, sorry. Marianne, Marina, sì, Marianne, Marina, Marina, ma hai cambiato... Fazione, sei andata dal nemico, dalla, dalla distribuzione Linux diversa, passa a trovarci e a, e a darmi un abbraccio, mi raccomando. Partiamo proprio da Carola Frediani, eh, giornalista, che ci racconta che cosa sarebbe potuto succedere o cosa è lo scenario possibile. Ora, pronti? Partenza e eh, seguite eh, nella chat perché continuiamo a chiacchierare anche lì e diamo la voce a Carola. Ciao Matteo, ti ho preparato un riassuntino sul scontro Stati Uniti-Iran eh, dal punto di vista cyber. Riassuntino si fa per dire, ma tu usalo come vuoi, taglia e vedi tu se può servire. Grazie, ciao. Con il drammatico scontro tra Stati Uniti e Iran delle scorse settimane, molti commentatori hanno anche evocato la possibilità di uno scontro informatico. Ora bisogna andare cauti e magari eh, stare attenti con le parole o con eh, ehm, evocare appunto cyber guerre, proprio perché spesso quella cyber guerra è un concetto abusato e mal interpretato, eh, però è possibile che eh, ci sia un aumento di conflittualità sul terreno diciamo, cyber, in quella regione e mh, questo perché eh, innanzitutto eh, è proprio lì che diciamo si è mh. Svolta una delle, degli episodi, si è svolto uno degli episodi cruciali della storia della, dello scontro fra stati eh, sul terreno degli attacchi digitali che è Stuxnet. Stuxnet è stata considerata la prima cyberarma. Eh, che cos'è? Era un malware, un software malevolo che eh, prendeva di mira il sistema di controllo delle centrifughe di una centrale di arricchimento dell'uranio. e Faceva in modo eh, di eh, modificarne velocità e altri parametri di nascosto finché queste centrifughe non si rompevano. E, mh, questa appunto è stata definita cyberarma, quindi in che senso? Nel senso che era un software malevolo che arrivava a fare operazioni di sabotaggio, a danneggiare dei sistemi fisici. E, questo è avvenuto nel 2010 ed è stato appunto un episodio ehm, molto importante, di cui adesso diciamo abbiamo anche molta documentazione, e, e, è stata un'operazione condotta da americani e israeliani eh, ed è raccontata molto bene e molto in dettaglio nel libro Countdown to Zero Day di Kim Zetter. Quindi eh, se questa è la premessa ehm, guardiamo invece anche agli anni più recenti. Eh, sicuramente l'Iran da allora eh, ha investito sia sul lato diciamo, della sicurezza e sia sul lato dell'attacco. Ci sono alcuni gruppi di hacker eh, considerati diciamo, affiliati a, al governo di Teheran, eh, che, quindi alcuni APT, Advanced Persistent Threats, ehm, che ehm, hanno fatto anche attacchi. Con malware cosiddetti distruttivi. Uno di questi è, è famoso, è Shabun, eh, che è un software malevolo che nel 2012 ehm, ha messo fuori uso 30.000 computer dell'azienda petrolifera saudita, la Saudi Aramco, eh, causando sicuramente gravi danni. Eh, questo malware eh, è poi ritornato e riemerso nel 2016 e ancora nel 2018 quando ha colpito anche un'azienda petrolifera italiana, la Saipem. Ehm, poi abbiamo altri gruppi che eh, hanno mostrato un interesse verso i sistemi di controllo industriale. Ehm, e, e anche ehm, abbiamo addirittura delle incriminazioni americane che riguardano hacker iraniani alcuni dei quali erano riusciti qualche anno fa anche a, a entrare in un sistema di controllo di una, di una diga anche se poi non avevano fatto nulla, non erano stati in grado poi in realtà eh, di, di modificare eh, diciamo, diciamo in concreto però era stato sicuramente un'allerta preoccupante e poi abbiamo altri gruppi dedichi a spionaggio di alto profilo a livello governativo di, di, di aziende di certi settori quindi mh, senza dimenticare che negli ultimi anni l'Iran sembra anche aver ehm, investito nella, in, diciamo, nella creazione di profili sui social media e questa è anche una caratteristica che si trova anche nella regione perché anche l'Arabia Saudita molto attiva sul terreno della disinformazione social. Eh, quindi, per ricapitolando, abbiamo una sorta di quadrilatero in cui abbiamo dei soggetti abbastanza aggressivi, anzi direi molto aggressivi sul lato eh, della possibile cyber warfare, che sono Stati Uniti, Israele, Iran e eh, un'Arabia Saudita che comunque è, è stata teatro di attacchi e anche di eh, attore di disinformazione. Eh, una miscela esplosiva. Che, eh, da cui eh, ci si può aspettare mh, possibili attacchi non particolarmente spettacolari, ma potre che potrebbero comunque fare danni a organizzazioni, aziende, anche in modo mh, diciamo, eh, di rimbalzo, come dei danni collaterali. E quindi ritorniamo qui. Eh, perché non funziona qua? Ehi, Ehi. ok. Non so come mai non funzionava. Eh, per Carola, eh, se sì. intanto eccoci qui: Fuori controllo l'ultimo dei suoi libri molto, molto, molto carino. Eh, e la, eh, la newsletter la trovate a rete tutto attaccato.substack.com. Vediamo se ce l'ho sotto. No, vabbè, niente. Quindi. Come si perfezionano le guerre nella rete? Beh, per adesso abbiamo visto con il vandalismo digitale, o qualcosa in più di vandalismo digitale, con l'attacco e la creazione di un malware. Stuxnet, nella storia di Stuxnet, Stuxnet è particolare perché già per anni eh, si è negato che fosse stato utilizzato come arma, poi si è scoperto, cioè si è scoperto, poi è, è, è diventato di dominio pubblico il fatto che lo fosse veramente. Ed era un'arma particolare, ha creato un po' di scompiglio in giro, moltiplicandosi e muovendosi, ma era mirata solo ed esclusivamente a un certo, una certa tipologia di centrifuge, di un certo produttore tedesco particolare, in un certo modello particolare, per fare in modo che quando le turbine arrivavano a un certo punto si rompevano, invece che arricchire l'uranio. E ha fatto un po' la storia, questo era quello che ci si aspettava: attacchi eh, in grande stile, ma molto, molto, molto nascosti e silenziosi. Che è come funziona davvero l'attacco. Alcuni sono plateali, l'attacco alla rete energetica, l'attacco... A... Ma tanti degli attacchi sono silenziosi dobbiamo ricordarci che gli attacchi sono principalmente silenziosi fatti per collezionare informazioni e aggredire economicamente finanziariamente aggredire quello che è il patrimonio industriale o operativo di determinate nazioni perché dobbiamo ricordarcelo perché se ce lo dimentichiamo perdiamo che la cosa più importante è il coordinamento tra le varie realtà che devono gestire il singolo problema e il fatto che spesso sono problemi a livello mondiale perché è difficile mandare ad esempio in giro un malware solo ed esclusivamente ad alcuni particolarissimi ehm, particolarissimi eh, soggetti tra l'altro non è nemmeno l'idea di, di una guerra digitale è sbagliata per definizione la componente digitale è una delle eh, componenti eh, è una delle componenti principali ma non l'unica e soprattutto non è guerra di per sé è, è, è qualcosa in aggiunta al warfare non digitale in realtà questa cosa ce la spiega molto meglio eh, Stefano Zanero, hacker di vecchissima data, un, uno dei fondatori di Black Hat italiano. Eh, in realtà, <ride> contro di me in n cause, ma quello è un discorso differente, è eh? un signore, è una persona squisita, ehm, non prendetelo su Twitter dalla parte sbagliata, l'account Twitter è Raistolo, ma lo trovate con Stefano Zanero, si occupa proprio di quello al Politecnico, insegna eh, sicurezza, informatica e forse anche altre cose, che io non so come professore associato, eh, ma non scambiatelo per il normale accademico, eh? è una persona che ha Fondato un'azienda da cui poi credo abbia fatto una exit di sicurezza informatica e soprattutto eh, è uno che ne sa a pacchi. Ho chiesto a lui di parlarci di cyber warfare e secondo me lo sa fare con più competenza di quanto farei io. Quindi vi lascio direttamente alle sue di parole, eh, lo, dicendovi che nel frattempo, se volete controllare chi è, Stefano Zanero su LinkedIn, su Twitter, eh, e vi lascio alle sue parole registrate oggi, <ride> in, mentre io ho rotto per l'ennesima volta i maroni direttamente. Prendendo spunto da un famoso eh, e bellissimo libro sempre attuale di Thomas Reed, cyber war will not take place. Questo significa che se intendiamo eh, per cyber war una vera e propria guerra solo cibernetica, eh, questa eh, evenienza semplicemente non succederà. Il dominio cyber cosiddetto eh, in realtà non esiste. Esiste la possibilità di utilizzare operazioni di guerra, quella che una volta si sarebbe chiamata guerra elettronica, esiste da 70 anni. Ehm, al fine di coadiuvare operazioni di guerra di tipo tradizionale. Questo non è semplicemente un'ipotesi, l'abbiamo già visto succedere, sappiamo già come succede. Eh, è successo uh, in Ucraina con le operazioni militari uh, della Russia, ad esempio, che sono state accompagnate da un blackout energetico regionale causato tramite un attacco informatico uh, supportato da un malware noto come Black Energy. Um, è successo uh, nelle uh, azioni militari più recenti di avere attacchi di natura elettronica di vario tipo. Non uh, è successo per ora e non succederà mai di avere una guerra combattuta soltanto con uh, strumenti uh, digitali. Questo uh, non significa che non si possano avere azioni. Di eh, tipo offensivo, eh, compiute solo con strumenti informatici, ne abbiamo già avuta evidenza. La più famosa, quella che ha dato un po' il via a tutte le discussioni sulla eh, cyber warfare, è stata l'operazione di Stuxnet, in cui l'utilizzo di un malware eh, ha, ha reso possibile sabotare il programma nucleare iraniano senza bisogno di eh, un intervento militare. Però queste azioni non si configurano come una vera e propria azione di warfare, eh, ma si configurano più come le azioni tradizionali di sabotaggio e anche di spionaggio. In questi campi eh, sicuramente il dominio cibernetico sarà usato, è già stato usato eh, e eh, verrà usato sempre di più eh, da tutti gli attori state e non state che si possono confrontare sullo scacchiere internazionale. La cosa da ricordare in questo eh, caso è che eh, mentre eh, il, nei domini di guerra tradizionali ad affrontarsi sono tipicamente i soldati o comunque gli stati in quanto tali eh, o gli stati con alcuni attori non statali eh, particolarmente, eh, particolarmente forti, nel caso del dominio Cyber eh, i difensori non sono sempre gli stati, anzi, molto spesso sono le aziende private, perché in fondo una delle eh, peculiarità del dominio cyber ehm, è eh, il fatto che eh, questo dominio è costituito fondamentalmente da eh, pezzi di proprietà privata, non esiste veramente il uh, demanio pubblico nel uh, dominio cibernetico. Uh, questa differenza fa sì che a volte le aziende private, magari anche non di enormi dimensioni o di natura critica, si trovino a confrontarsi con attori statali, non nel momento dello scambio militare, ma nel momento dello spionaggio o del sabotaggio. Um, e questo crea delle fortissime difficoltà perché ovviamente mentre il tradizionale aggressore economicamente motivato uh, ha un budget confrontabile con quello delle aziende in molti casi, l'aggressore Stato ha un budget e una uh, intenzione aggressiva non confrontabile con quella delle uh, aziende che si devono invece difendere. E eh, questa simmetria è una delle cause dei eh, problemi di eh, sicurezza cibernetica che eh, ci affliggono in questo momento. Altro che banali, le, Ok, che sia tutt'altro che banale quello che dice Stefano, lo sappiamo. Però tutt'altro che banali le implicazioni del fatto di avere un dominio militare presidiato da civili. Perché se ci pensate non è successo spessissimo nella storia della guerra moderna che la guerra si facesse tra eh, eserciti e civili se non episodi di guerriglia e il paragone di Stefano del fatto di dire eh, non ci cioè il paragone eh sì ciao Ciao, e il problema sollevato da Stefano, del fatto che da un lato abbiamo aziende che con un budget di quello di un'azienda anche grande, anche enorme, eh, si scontra contro qualcuno che ha un budget offensivo alle volte di 3-4 zeri superiori è effettivamente un problema. Avere un'azienda che magari produce qualcosa di molto particolare, molto in interessante da un punto di vista militare, significa avere dall'altra parte, che ne so, qualche decina di milioni di fatturato per l'azienda, e dall'altra parte qualche decina di milioni di euro per attaccarla. È ovvio che è un discorso impari. Dall'altra parte abbiamo anche, mh, tecnicamente, abbiamo aziende che potrebbero attaccare un governo. Eh, aziende private che possono, per interessi vari ed eventuali, Attaccare delle infrastrutture critiche, attaccare quasi come un atto di guerra. E riconoscere il, il soggetto attaccante non è banale, non è banale per nulla, eh, l'abbiamo visto negli ultimi APT eh, che, eh, che, che in realtà. Ci sono commenti in lingue che non sono quelle di chi ha scritto il codice, giusto per far sembrare che ci sono pezzi di altri eh, codici per sviare l'attenzione. D'altronde, in un mondo dove puoi attaccare da varie parti del mondo senza spostare contingenti ed eserciti visibili, non hai bisogno di spostare 50.000 soldati dall'altra parte del mondo e fare un attacco, ma puoi benissimo startene seduto nella tua poltrona a Pechino o a Parigi da lì connetterti in un server a Mosca, da lì sfondare un server in Israele, da Israele attaccare eh, gli Stati Uniti o qualunque altro percorso che vi venga in mente. Certo che stasera non troveremo soluzioni, non le trova nemmeno il mm, nemmeno trovano i governi, ma forse usciremo da stasera con un po' più di consapevolezza del fatto che la sicurezza L'elettronica è già complessa a livello mh, corporate. È complessa anche a livello personale, se ci pensate, anche a livello aziendale, ma di piccole aziende. Figuriamoci che cosa diventa questa cosa quando in ballo ci sono budget milionari e vedremo anche un, una società che vende armi digitali, eh, anche se non ci dirà ovviamente cosa costano. <ride> e e ci troviamo a arsenali di questo tipo scaraventati contro un... Eh, dall'altra parte magari anche solo un'azienda. E sì che cambiano, cambia tanto del, del percorso di riferimento, cambia eh, come ci si trova, come ci si deve difendere, cambia il fatto che alle volte diventa indispensabile eh, avere una mano per difenderti, perché anche la più grande delle aziende potrebbe non essere sufficiente per eh, difendersi in tutto questo i governi l'hanno capito e a livello europeo e anche a livello anche solo italiano ci sono realtà che sorvegliano il perimetro digitale della nazione e che eh, cercano provano si, si stanno organizzando per eh, per in realtà mh, gestire in maniera olistica, no è un brutto termine, gestire in modo efficace quello che succede a una pletora di soggetti posti sotto controllo. Tra la pletora di soggetti ci sono centinaia se non migliaia di amministrazioni locali, i comuni, le province, le... Mh, tutte le... le, le, le possibili... c'ho una... C Ho un pagamento di un MyChef che non sono io. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa succede. Dicevo: ehm, tutto quello che sta succedendo a piccole cliniche private, ospedali, eh, società elettriche, grandi, medie piccole, società di distribuzione del gas, eh, banche, assicurazioni, POS, società autostradali, società di segnalazione elettrica, cioè ci sono tante 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 le diverse possibilità di eh, attaccare cose piccole, medie, grandi, grandissime, enormi. E gestirle tutte è complesso. È davvero un qualcosa di complesso e complicato. A livello europeo, a livello nazionale tanto è cambiato ultimamente. Ultimamente significa negli ultimi proprio anni che cosa è cambiato? Beh, c'è stata una sorta di gestione a livello europeo su n diverse eh, soggetti di dei CERT delle organizzazioni fatte per andare eh, incident response, per fare incident response che è difficile alle volte mappare, di cui molte secondo me anche se lavorate nella security non avete magari eh, ancora visto tutte queste parti, tutte in realtà vengono coordinate da n enti e per vedere questi n eventi questi n enti ci viene a parlare Corrado Giustozzi che in uno di questi enti come, eh, come resident come esperto resident del comitato di stakeholder ci lavora e Corrado ci parla di come funziona lo spazio europeo di coordinamento di queste varie realtà. Corrado, ciao Corrado, ben trovato. Ciao Matteo. Allora, eh, parliamo un attimo di sicurezza a livello europeo e de della sicurezza in caso di attacco, ma esiste un, esiste un coordinamento, una direzione, cioè esiste un capo della sicurezza a livello europeo o come è strutturato più o meno? Allora, un capo della sicurezza nel senso uno che decide, che governa, che fa eccetera? Non c'è perché l'Europa è un posto complicato. Uh, I 28 Stati membri non hanno abdicato la propria sovranità nei confronti del governo europeo che è costituito sostanzialmente dalla Commissione. Uh, quindi è molto più complicato fare le cose in Europa perché bisogna fare per esempio delle norme o delle strutture a livello europeo ma poi l'attuazione e a livello dei singoli Stati membri. Eh, in, in tutti gli altri posti del mondo è molto più semplice. Però comunque le cose stanno funzionando. Uh, L'Europa diciamo, ha iniziato a darsi delle regole serie, perché prima aveva fatto cose un po' macchia di doppio, nel 2013 pubblicando un documento che si chiama uh, Cyber Strategy, la strategia per la protezione cibernetica dello spazio comune europeo, che è un documento di indirizzo strategico ma vincolante per gli Stati membri. Insieme a quel documento la commissione, eh, quel documento è stato presentato dalla commissione al, al Parlamento e al Consiglio chiedendo l'approvazione. Eh, insieme a quel documento fu presentato una bozza di direttiva che poi è quella che diventerà la direttiva NIS dopo sei anni. Eh, la direttiva NIS che, che noi ne parliamo, cioè abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso peraltro nell'implementazione allora, NIS direttiva comunemente dico due parole fra, fra un secondo, ma... Dai, dai, no, scusami, sì. continua pure, perdonami. diceva no, no, parte ci sì, arriva a quella che sarebbe diventata la, la, la normativa NIS. Esatto, eh, che al contrario della, della cyberstatistica non è stata approvata subito, perché gli Stati membri hanno cominciato ad accapigliarsi, proprio perché ognuno, diciamo, ha il proprio punto di vista e alla fine in Europa si fanno le cose soltanto se siamo tutti d'accordo. Però, diciamo, la, la cyberstatistica è diventata vincolante ad aprile del 2013 e ha portato alla costituzione, per esempio, della rete europea dei cert nazionali governativi, che è stata fatta nel 2014, e i cert PA, i cert nazionali italiani sono frutto di quella cosa, del cert europeo che sta a Strasburgo e che è eh, diciamo, il punto di coordinamento dei cert nazionali governativi europei e il cert di riferimento per le istituzioni eh, dell'Unione, quindi per la Commissione, Um, si fanno le esercitazioni ogni anno, le Cyber Europe, in cui gli Stati membri uh, si esercitano a rispondere ad attacchi. No, parliamo chiaramente di ambito civile, non di ambito militare. L'ambito militare segue strade completamente diverse, um, e tutta una serie di altre cose, uh, fra cui poi, appunto, la famosa direttiva NIS, che è stata finalmente approvata nel 2016 dopo tre anni di liti. Per alcuni stati, è diventata effettiva in tutta Europa nel 2018, anche in Italia. Essendo una direttiva non è immediatamente eh, come dire, eh, attiva, identica in tutti gli stati, ma ogni Stato deve recepirla con una propria normativa nazionale, al contrario di un regolamento. Il GDPR, la norma europea sulla privacy, è un regolamento per cui si applica così come automaticamente in tutti gli stati. Le direttive vanno approvate. L'Italia ha approvato la direttiva eh, applicando, diciamo, Criteri eh, locali, eh, come consentito dalle direttive, per esempio, segretando tutto quello che viene fatto nell'ambito delle direttive NIS, altri paesi hanno scelto di non segretare, e via dicendo. Quindi c'è un coordinamento, poi c'è un, diciamo, una cosa che una volta era un competence center, adesso è una vera e propria agenzia a tutti gli effetti, che si chiama ENISA, che è basata in Grecia. Uh, ma è l'Agenzia Europea per la Cyber Security, che è stata rafforzata recentemente con un atto sempre legislativo di uh, settembre scorso, quello che si chiama il Cyber Security Act. Uh, sta, gli sono stati dati mandati più ampi, uh, più budget, eccetera. Un'agenzia che fa indirizzo, impulso, strategia, coordinamento, è quella che ha aiutato a creare le ricerche, è quella che organizza le esercitazioni è quella dove vanno a finire tutte le notifiche degli incidenti di tutti gli Stati membri ai sensi sia del GDPR, cioè della norma sulla privacy, sia della direttiva NIS. Ricordo che la direttiva NIS eh, è indirizzata a quelle che una volta si chiamavano infrastrutture critiche, cioè acqua, luce, trasporti, gas, eccetera. O oggi si chiamano operatori di servizi essenziali, eh, non, diciamo, la modifica non è solo a fini cosmetici, è perché eh, gli operatori di servizi essenziali sono qualcosa di più delle infrastrutture critiche. Per esempio ci sono dentro le banche. E i mercati finanziari, cioè dentro la sanità, gli ospedali, anche quelli privati. Ci sono dentro alcune infrastrutture immateriali, servizi in cloud, il DNS, cioè tutte le cose da cui dipende il funzionamento della società civile. Questi sono i destinatari della direttiva NIS che hanno obblighi importanti di rafforzamento delle misure di sicurezza in modo. Soprattutto coordinato e coerente in tutta Europa, proprio per evitare che ci fossero paesi più attenti e paesi più distratti e che quindi eh, ci fossero dei buchi eh, nelle maglie della rete di protezione, che come tutti quanti sanno benissimo è eh, forte quanto l'anello più debole, per cui non ci deve essere un anello debole in Europa. Questa è l'iniziativa politica, ovviamente, che durerà molti anni, attuata da organismi tecnici di governo controllo, ma poi delegata nell'attuazione agli Stati membri perché purtroppo non può che essere così. Ascoltiamo Marco ma nel caso in cui ci sia un, uh, un problema, un incidente, quindi, esiste un coordinamento europeo, cioè uno stato membro becca qualunque tipo di uh, uh, minaccia, Co cosa succede? Allora, c'è un fortissimo coordinamento europeo dato proprio dalla direttiva NIS direttiva NIS è molto articolata, prevede che ogni Stato membro deve aver creato una o più autorità eh, di diciamo, eh, vigilanza e controllo sull'operato degli operatori di servizi essenziali. L'Italia ha deciso di creare cinque, o meglio, di dare la responsabilità di autorità NIS a cinque organismi già esistenti, che sono cinque ministeri, ciascuno per la propria competenza, quindi gli operatori dei trasporti, l'autorità è il Ministero dei trasporti, gli, autori, eh, gli operatori del mercato elettrico, eh, sia generazione che dispacciamento, eccetera, eccetera eh, sono l'autorità è il Ministero dello Sviluppo Economico e così via. Queste autorità hanno responsabilità appunto, di indirizzo, di vigilanza e controllo. C'è un punto unico di contatto e ogni Stato membro ha dovuto creare un punto unico di contatto perché c'è una rete dei punti unici di contatto che si parlano fra di loro e loro assicurano il governo strategico della ah. della NIS. Ogni stato membro ha dovuto creare un OXIRT, quindi un Computer Security um, <coughs> Emergency Response Team, uh, uh, Incident Response Team, scusa, quindi il, diciamo, il, i pompieri quelli che vanno innescati in caso di incidente e tutti gli XIRT europei si coordinano su una rete parallela, quindi sono due reti, una strategica e una operativa, di strutture che sono, hanno omologhi in tutti gli Stati membri e che sono sotto il diretto controllo della Commissione che ha creato un gruppo di coordinamento delle autorità per cui c'è un, un forte governo di queste strutture se un operatore di servizi essenziali elettrico, del gas, di, di, di trasporti eccetera subisce un attacco, subisce un incidente deve notificarlo allo SIRT che eh, diciamo, può eh, intervenire per, per aiutarlo a gestire l'incidente se viene richiesto Deve informare le autorità competenti e deve informare il punto unico di contatto. Se l'incidente riguarda soltanto lo Stato membro, la cosa finisce lì, nel senso viene gestita dallo Stato membro. Se l'incidente è transnazionale, nel senso ha effetti per esempio su un altro Stato membro, le reti di coordinamento si parlano e eh, lo, gli altri Stati membri interessati all'incidente vengono coinvolti per la gestione dell'incidente. Tutto quanto viene riportato. Alle strutture centrali di governo, ma anche l'agenzia in che fa da, da diciamo, uh, governo strategico di questa vicenda, riceve tutte le segnalazioni di incidenti, perché uh, quelle serviranno per, uh, per imparare dagli errori o per imparare quello che è successo, quindi per poter, per esempio suggerire alle autorità o agli Stati membri come migliorare le normative tecniche o legali per prevenire sempre più la cadere di incidenti nel futuro guarda ti faccio un'ultima unica, un unica domanda in realtà è, è molto articolato come è giusto che sia perché sono tanti interessi contrapposti, quelli nazionali quelli di sicurezza, quelli europei eccetera, ma tutta questa infrastruttura poi nella pratica risponde velocemente? perché comunque abbiamo attacchi che si perfezionano spesso nell'arco di pochissime ore o che possono perfezionarsi in un ambito di pochissime ore in un contesto, quello ovviamente di cyber warfare, che ha poco a che vedere con i eh, limiti nazionali e tanto a che vedere con una in realtà entità sovranazionale che è la rete. Un, tutto questo sistema è, è, è oliato, non è oliato, funziona. O, o, questo o alla fine, questo no. sistema è entrato a regime pochi mesi fa, quindi non, non è passato neanche un anno diciamo, da quando è, eh, è attivo. Alcuni adempimenti devono ancora essere fatti perché, ripeto, il, eh, i tempi della normativa prevedevano che l'anno di, di inizio era il 2019 e questo è stato fatto, per cui tutti gli Stati membri stanno mettendo a regime la macchina, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno. È chiaro che stati più piccoli con strutture più snelle hanno reagito prima, eh, stati più grossi con strutture più complesse ci mettono un po' più di tempo. L'Italia è stata relativamente diciamo, tempestiva su alcuni adempimenti. È stata molto in ritardo su altri, per esempio la costituzione dell'Oxirt, appunto del centro unico di risposta agli incidenti, che secondo la legge avrebbe dovuto essere creato entro novembre del 2018, invece è stato creato sulla carta a novembre del 2019, mediante la fusione del CERT della pubblica amministrazione e del CERT nazionale, che avevano competenze rispettivamente sul mondo del pubblico, e sul mondo del privato, e però ci sono tempi di attuazione, quindi ancora qualche mese. L'operatività reale dello CIRT italiano avverrà verso maggio di quest'anno. Eh, diciamo sì, speriamo che è... ci siano casini prima di quello, almeno eh, enormi. Questo lo speriamo, però voglio dire. Le cose sono abbastanza confortanti. Le prime statistiche che arrivano dall'Europa dicono che gli incidenti più importanti, al di là ovviamente di fughe di credenziali, cose eccetera, ma che non se la sono mai presa in realtà contro le infrastrutture critiche, ma contro società commerciali, eccetera, che non sono oggetto della NIS, cioè se rubano di password a Marriott. Ok, non è bello, ma eh, non è un attacco a critica. Non è un'infrastruttura critica, sì. Esatto. Siete vecchi la rete eh, del gas, o merito che c'è una differenza. Esattamente. Eh, le diciamo, eh, risultanze dei primi anni eh, di segnalazione degli incidenti a livello europeo hanno iniziato le telco, per le quali c'è una normativa diversa, le telco non stanno nella direttiva NIS perché hanno già una normativa importante hanno dimostrato che almeno negli ultimi due anni gli incidenti più importanti in Europa eh, non erano attacchi, erano guasti normali, erano eh, server che saltavano, erano condutture che si saturavano, insomma, normali fault. Eh, quindi diciamo ehm, grossi eh, incidenti veri verso infrastrutture critiche non ci sono stati, speriamo che non ci siano e speriamo che la macchina vada a regime eh, prima che, che succeda qualcosa l'Europa si è impegnata molto per farlo in altre parole mettiamola così per adesso non è successo nulla di eclatante o non ce ne siamo accorti però se era eclatante ce ne saremmo accorti ci stiamo esatto. preparando per essere per, per un eventuale attacco coordinato e siamo sembrerebbe sulla carta a buon punto lo possiamo dire? sì sì assolutamente sì siamo diciamo a, a, a un passo dall'essere a regime tutta Europa che è veramente uno sforzo importante per cui siamo davvero a buon punto cioè il grosso è stato, è stato fatto e ripeto hanno litigato tre anni a livello politico prima di definire cosa fare per cui quello è stato lo scoglio vero una volta che è stato come dire superato lo scoglio politico poi il resto è roba organizzativa, tecnologica eccetera ma che si, si sta facendo Senti, grazie mille davvero per tutto Cosa, cosa, metto sotto, cosa metto sotto nella, nella tua qualifica? Che faccio il perché... urgo del digitale, esatto? <ride> okay. Ma per esempio sono da dieci anni eh, nel board che definisce le strategie dell'Agenzia Europea per la Cyber Security sono al mm -hmm. mio quarto okay. mandato, che devo essere L'ENISA, no, non l'ENISA quindi sì. l'ENISA, LENISA, ok e allora, sì, ci siamo quindi sono Senti. nel board che aiuta il direttore. Siamo 30 esperti che aiutiamo sì. il direttore a definire strategie di cybersecurity per l'Europa. Fantastico. Se la gente ti vuole cercare in giro, ti trova a Nightgown, ti trova in giro con Corrado Giustotti Buon o fatto. ad adattare film traduzioni <ride> di film che noi adoriamo, tipo la musica galattica <ride> per Alto Grazie. Te l'ho bruciata così e grazie mille che... davvero. A te, saluti a tutti. Ciao. Buona giornata, ciao. Anche a te, ciao. Così dovremmo averlo recuperato e eh, ci siamo. Tra l'altro sto scaricando la prima parte della live, quindi probabilmente metterò in buio la live su YouTube e forse anche quella su, ehm, su Facebook. E, ehm, e poi la ricarico unita tra la parte iniziale e la parte finale, quindi avremo, avrete la, la live completa, magari non all'indirizzo da cui avete visto la, la live qui, ma non preoccupatevi, domani in giornata la, la ricarico come live completa da Facebook e da YouTube quindi eh, non preoccupatevi. Quindi abbiamo detto che eh, sì, Eurione era, era un po' tecnica, cioè ci sono tanti cert nazionali divisi, eh, tanti pezzi di, eh, si, di, di gruppi che fanno analisi di quello che succedeva e quello che succede, che si coordinano a livello anche europeo per delle linee guida. In tutto questo c'è l'Italia. E l'Italia è particolare, perché ad esempio il CERT, cioè quell'organismo che ti avvisa, avvisa le grandi aziende quando qualcosa funziona o non funziona, è variegato. Ad esempio, non so se lo sapete che esiste un CERT e esiste un CERT PA. E sono due cose completamente diverse. Con. Delle diverse assegnazioni e il perimetro della difesa, il perimetro che si deve difendere all'interno della, eh, della nazione cambia, aveva detto prima Corrado, eh, ci sono cose che cadono sotto diverse competenze: gli ospedali, le telefoniche, le dighe, eh, è tanto. Cioè, l'area scoperta, l'area di attacco, la superficie di attacco che può essere attaccata è sterminata. Pensate anche solo tutte le aziende che hanno qualcosa a che fare con una, eh, con una banca piuttosto che con un'assicurazione, eh, con, un con una elettrica di, del comune, con una piccola centrale elettrica. Tutte le realtà che si interfacciano e che debbono in qualche modo magari fare assistenza. E ognuna di queste parti è potenzialmente un bersaglio di attacco da parte di eh, realtà internazionali. Nell'Italia i CERT eh, e questo perimetro sono divise tra varie competenze. Ora ho un, un, un pezzo da fare prima di farvi vedere. Ho chiesto ad un amico che lavora, in un cert, in, lavora nel CERT eh, PA. Gianni Amato, di darmi qualche informazione. Gliel'ho chiesto come Gianni Amato, non come dipendente pubblico. E le eh, considerazioni che lui farà sono da ritenersi come il mio amico Gianni e non in nessun modo come la visione del suo datore di lavoro, della, eh, ehm, della eh, realtà per cui lavora. O ancora meno, ma proprio da evitare totalmente di pensarla così, come la visione eh, della PA di riferimento. Stiamo parlando tra amici e un amico, come se fossimo davanti a una birra, quando gli chiedo di parlarmi un po' del perimetro della sicurezza nazionale, mi racconta cose. Nel frattempo, se volete cor eh, seguire corrado nightgaunt.it, lo prendevo in giro perché ha davvero seguito l'adattamento del film di Guida Galattica per Autostoppisti ed è il motivo per cui Guida Galattica per Autostoppisti è adattato così bene il film e lo adoro. Eh, sì, dovrebbero fargli fare Evangelion, sono assolutamente d'accordo. E adesso invece vi lascio per parlare invece non della parte europea di coordinamento, ma della parte italiana e del perimetro italiano con Gianni Amato. Ciao Matteo, un saluto a te. E agli ascoltatori che in questo momento stanno seguendo la tua live. Allora, tu mi chiedi di parlare del perimetro di sicurezza nazionale, ovvero il perimetro cibernetico del Paese. Eh, premesso che non è semplice in pochi minuti eh, riuscire a descrivere esattamente e nei dettagli eh, come funziona e come è strutturato il perimetro di sicurezza nazionale, ma cercheremo di eh, fare il punto della situazione concentrandoci sui, sugli elementi più importanti. Allora, il tutto possiamo iniziare dicendo che è concentrato in questo schema visibile qui, ma che trovate sicuramente sul sito eh, sicurezzanazionale.gov.it o su xirt-ita.it, dove magari troverete ulteriori approfondimenti che potranno eh, dare risposte alle vostre domande. Ma, tornando sul suo discorso, eh, cerchiamo di capire come è strutturata oggi la, il perimetro di sicurezza nazionale. Partiamo dal presupposto che tutto è concentrato e fa capo al DIS, ovvero il Dipartimento Informazione e Sicurezza. Il Dipartimento Informazione e Sicurezza gestisce il NIS e gestisce l'NSC. Il NIS, che non è altro l'insieme di dei ministeri MISE, MIT, MEF, Salute, MATTM, gli Stati membri e le Cooperation Group. Invece per quanto riguarda l'NSC, ovvero il Nucleo di Sicurezza Cibernetica, è composto da Consigliere Militare, AIS, AISI, ISI, MAESI, Interno, Difesa, Giustizia, MIS, MEF, Protezione Civile e AGID. AGID sarebbe l'Agenzia Validale Digitale che attualmente eroga i servizi del CertPA. Bene, detto questo, quindi il DIS, abbiamo da un lato il NSC, Nucleo di Sicurezza Cibernetica, dall'altro abbiamo il NIS, Network Information Security, e sotto c'è l'OXIRT. L'OXIRT non è altro che il Computer Security eh, Incident Response Team eh, che si occuperà di fare la sicurezza per quanto riguarda il pubblico e per quanto riguarda il privato. Allora, in questo momento è già operativo l'OXIRT e consente di ricevere anche segnalazioni, c'è già una casella di posta attiva, solo che eh, in questa fase detta appunto transitoria viene gestito eh, a farne le vece dell'Oxirt sono i due CERT, ovvero il CERT nazionale e il CERT PA. Entrambi i CERT istituiti nel 2014, quindi da 5 anni che svolgono queste attività, ma hanno compiti diversi, ovvero il CERT PA si occupa di fare la sicurezza per la pubblica amministrazione, quindi il perimetro di azione riguarda la pubblica amministrazione centrale, città metropolitane e tutto ciò che concerne il dominio gov.it. Per quanto riguarda invece il CERT nazionale, svolge le medesime attività, però incentrato esclusivamente sui privati. L'OXIRT, che sarebbe il eh, nucleo che eh, verrà costituito esattamente il 6 maggio 2020, eh, si occuperà di svolgere entrambe le attività, quindi sia quelle del pubblico che del privato. In quel momento, in quella data, il CERT PA, il CERT nazionale cesseranno di esistere e le loro eh, mansioni verranno eh, assegnate direttamente all'OXIRT che farà capo al DIS. L'OXIRT dovrà fare quindi la sicurezza dei privati e della pubblica amministrazione ma in particolar modo dei cosiddetti OSE, ovvero gli operatori di servizi essenziali che sono nel rws 465 che sono stati individuati e che per ovvie ragioni non, stato, non è stato mai pubblicato l'elenco. Quindi, diciamo che questa è la situazione attuale. Il DIS successivamente fa capo al ehm, CISR che sarebbe il comitato interministeriale per la sicurezza eh, della Repubblica che a sua volta fa capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, detto ciò, la situazione attuale è l'Opsirt, quindi se gli utenti devono inviare delle segnalazioni o fare qualcosa, quindi chi si occuperà degli incidenti informatici sarà l'Oxirt. Questo è tutto, spero di aver chiarito più o meno eh, come, sono come è strutturato il perimetro di sicurezza, e grazie ancora per l'invito, e un saluto a tutti, alla prossima. Ora, eh, lo capite che è uno scoscio di bestemmie da gestire, vero? Nel senso, è molto esteso e molto complesso, e, e tutte queste parti devono parlarsi, devono parlare tra di loro, e non è banale, eh, anche solo il rilevamento di una eh, o di più vulnerabilità, devi capire dove andare a parare. Eh, se sei un'azienda, se sei una di quelle 400 aziende particolari sotto l'occhio proprio attento del, eh, della PA, ti viene comodo, avrai già i contatti, se no diventa un po' più complesso. Certo che è che va fatto tutto questo, questa impostazione non è inutile, grossa, perché queste realtà vanno controllate. Pensate all'azienda eh, al, all media, che firewall avrà, che sistemi avrà, che cose potrebbe aver compra comprato, che sistemi, come l'avrà configurato. Eh, pensate a tutto questo e poi pensate a migliaia di comuni. Migliaia di amministrazioni locali secondo voi configurano meglio o peggio? Ci vuole qualcuno che vada, controlli, eh, che quando esce un, una vulnerabilità su alcuni server vada a vedere se quella vulnerabilità è stata fixata o no sui server del, della PA eh, o su quelli degli ospedali. La PIA in generale, eh, da, dalla diga all'ospedale, dal comune alla, eh, al servizio smaltimento rifiuti, tutto questo deve essere contestualizzato e deve essere messo all'interno di una scatoletta che fa cose. Vi rendete conto che è un lavoro, uno è un lavoro sterminato, immenso, immane, due è un lavoro estremamente importante. Perché ne va della sanità mentale, fisica e reale di tante persone e di tanti dati. Anche in un contesto non ancora di cyber warfare, cioè anche quando non siamo ancora in guerra, quando semplicemente uno stato estero potrebbe voler recuperare quelle informazioni. Spero che voi siete ancora tutti vivi, però in genere quando, quando io vi vedo con. Le persone online e non state scrivendo è perché mh, tutto funziona abbastanza bene. Avete letto l'articolo in un pianto idrico comandabile via internet senza password e senza criptografia? Sì, eh, eh, Alan eh, l'aveva trovato, credo, eh, Paolo Attivissimo, disinformatico su Twitter. Eh, C'era proprio l'aggancio remoto. Fino a un'altra cosa importante, abbiamo ancora due interventi. Eh, i comuni stanno sotto le stesse ditte diti che gli forniscono i servizi di sicurezza e non faranno mai uscire un problema. Esatto, Spartian. Spartian dice proprio quello: nessuno ha interesse. È proprio per quello che nascono i certi e quella realtà. Perché? Perché altrimenti non hai l'interesse a far uscire una vulnerabilità di un tuo cliente. Anzi, hai interesse a far finta di niente, e andare avanti o a metterla a posto e stare zitto e non condividere. È per quello che è necessario che a livello governativo ci sia una realtà più sopra che fa un controllo, che tiene sott'occhio. Non è il grande fratello della sicurezza e allora arrivano, provano a bucare, no, è, è, è proprio una sorta di eh, sistema minimo di sicurezza che andiamo a creare, sistema minimo di garanzie che deve essere controllato perché una legge non basta. Mettiamola così: se potrebbe bastare una legge che punisce direttamente, con, anche magari con, con, con pene patrimoniali per i dirigenti, eh, un, una pubblica amministrazione di qualunque tipo che non eh, ottempera delle misure in generale di sicurezza adeguate, se non c'è nessuno che controlla, noi va bene, possiamo fare. Eh, possiamo fare Multe a destra e manca, ma rimaniamo con una superficie esterna di attacco aperta. È un interesse differente. L'interesse è uno di quelli che funziona. Ah, guarda, lo sta dicendo adesso Spartan. Spartan dice eh, che il CERT, Banca d'Italia, fa anche awareness. Beh, certo. Perché siamo in uno dei pochi settori, quello della Banca d'Italia, in cui un attacco diretto è un attacco economico rilevante e, immede e immedesimante. Eh, sembra una scorciocchezza, ma non lo è, c'è un gap nella PIA allucinante. Esatto, si deve anche insegnare, si deve fare awareness. L'awareness spesso lo fai andando a cercare... E facendo vedere al, agli amministratori di sistema che hanno un problema, e avendo la possibilità, quando questi dicono no, no non è vero, di dire no, è vero perché lo dico io. Lo chiedo schiettamente, quindi speriamo che si attivi una difesa perché fino ad oggi non ci sono state reali protezioni. Ci sono state reali protezioni, non c'è stato un coordinamento della protezione e dove non c'è un coordinamento rischi di uniformarti verso il basso e non l'alto. Le misure minime dell'AGIT con i loro limiti nell'EPA hanno fatto tanto, esatto Dario, ma perché hanno fatto tanto? Perché AgIT, in realtà l'Agenzia per l'Italia Digitale, eh, che tutti vituperano, che io invece adoravo, ha fatto tanto anche di. Controllo della reale applicazione. Un conto è sapere che eh, ci sono delle linee guida e via. Tra l'altro, spesso con la, la, la possibilità di avere un qualunque tipo di reprimenda è bassissimo. Un conto è sapere che qualcuno ti controllerà a intervalli regolari, che c'è qualcuno che è pagato potenzialmente per farti il di dietro a strisce e che se riesce a farti il di dietro a strisce, beh, allora scattano più facilmente. Tutta una serie di eh, multe o di eh, azioni anche pecuniarie. Dicevo, mh, ci sono un paio di, ancora siamo andati molto lunghi, sono quasi le 11. Non volevo tenervi troppo in questa live, mi è piaciuta tantissimo. Spero, guardate, spero che vi sia piaciuta una frazione di quello che è piaciuto a me. Eh, Qui avevo tante persone. Il, mi piace tanto l'idea di. Mh, di tirare dentro nel live su alcuni argomenti qualcuno e parlarci sopra perché uno mi semplifica la vita, due vi dà una visione un po' differente, un po' più, più, più vasta rispetto alla mia, che può interessarvi o non interessarvi, può essere fantastica o, o, o non fantastica, però è pur sempre limitata alla mia visione. Dicevo, mh, alcune volte le azioni. Ritorniamo all'inizio. Abbiamo visto per chi mi segue tutti i giorni che una serie di azioni reputazionali hanno risultati reali. Se tu vai eh, direttamente online e dici qualcosa tipo tutti i neri devono morire, il tuo datore di lavoro potrebbe licenziarti. E se invece ehm, parli di, di, di altre cose, eh, beh... Alcune volte, alcune volte non ci sono riscontri reali nel digitale. Nella guerra digitale, però, è successo, davvero, e già più di una volta, che un'azione digitale avesse una risposta con gli aerei e con i bombardamenti. È successo più di una volta e c'è la concreta possibilità che un'azione digitale risulti in. Dall'altra parte una contromisura fisica, ne parliamo con Stefano Mele che mi ha eh, fatto il grande favore di riuscire a fare un eh, video. Se vedete alla fine che è un attimo tagliato è perché eh, è dovuto poi scappare velocemente, quindi non è riuscito a chiudere con tutta la, la, la lunghezza che, che, che avrei. Che, avrei, che mi sarebbe piaciuta, eccetera quindi se vi rimane mi sembra che sia arrivato un po' sospeso era il massimo del tempo che riusciva a concederci ma al massimo chiediamo direttamente e eh, sì Stefano lo fa direttamente dagli Stati Uniti e ovviamente a rimortacci sua me lo manda tipo ma, 40 minuti prima della live vi lascio a Stefano eh sì ciao a Stefano ah, sì a Stefano Mele perché ho detto Stefano Zanero Sto, è, è tardi anche per me scusatemi vi lascio a Stefano Mele che vi parla e la domanda era, ma cosa succede alla guerra digitale e analogica? È possibile scatenare la Cos'è la differenza? Dove inizia una, dove finisce l'altra? E io ho chiesto, parlami di queste tematiche, vediamo che cosa è saltato fuori. Il tema dell'agevolazione di attacchi militari convenzionali attraverso attacchi cibernetici è sicuramente uno dei temi da guardare con maggiore attenzione e interesse soprattutto in questo periodo storico. Infatti se è vero che la dottrina già da tempo ne studia gli elementi e soprattutto eh, gli effetti, sul piano operativo oggi più che mai i tempi potrebbero essere maturi eh, perché effettivamente lo spazio cibernetico diventi sul piano dei conflitti armati un elemento molto molto rilevante. In realtà però se guardiamo alla storia delle operazioni cibernetiche o più in generale tra virgolette dei conflitti eh, cibernetici, e andiamo un po' indietro nel tempo, scopriremo che già 13 anni fa, quindi nel 2007, uno stato in particolar modo, prima di bombardare a tappeto con aerei da caccia. La centrale di arricchimento dell'uranio, una centrale di arricchimento dell'uranio a Damasco, quindi in Siria, pensò di violare i sistemi di controllo dello spazio aereo di quella nazione, inserire all'interno malware e disabilitare i controlli dello spazio aereo senza che l'operatore se ne accorgesse in modo da poter bombardare tranquillamente senza che nessuno attivasse la contraerei. Quindi nel 2007, 13 anni fa, già il primo ministro eh, di quella specifica nazione aveva all'interno del suo playbook l'opzione del sebespazio come un elemento agevolatore di un attacco militare convenzionale, un facilitatore di un attacco militare, eh, di militare convenzionale. Oggi praticamente tutti eh, I personaggi politici più rilevanti delle più importanti nazioni hanno all'interno del loro playbook questa, questa opzione e quindi possono eh, scegliere a seconda delle loro capacità effettivamente che tipologia di operazione cibernetica portare contro uno specifico target. E magari quell'operazione può essere eh, e normalmente è anzi, soprattutto legata all'agevolazione di un attacco militare convenzionale, verosimilmente un bombardamento aereo oppure un bombardamento attraverso. Delle, eh, delle navi. Eh, tuttavia, eh, è chiaro che eh, guardare questo tema non significa soltanto guardare all'agevolazione di un attacco militare convenzionale, ma significa anche poter valutare se un attacco cibernetico può arrivare a far, a, eh, far scaturire un vero e proprio conflitto armato. E la risposta non può che essere. Eh, non può che essere positiva, non può che essere assolutamente sì. È chiaro che in questo caso non c'è ancora, bisogna guardare al diritto internazionale, e non ci sono ancora delle norme consolidate ehm, e accettate soprattutto da, eh, dalla maggior parte degli stati, però sempre di più si va eh, orientando un pensiero, che è quello occidentale, legato al fatto che il, anzitutto il diritto internazionale si applica fortunatamente anche all'interno del cyberspazio e quindi di conseguenza anche tutte le norme relative ai conflitti armati eh, tradizionali, fra virgolette, devono essere e trovano spazio anche in caso di un attacco, di un attacco cibernetico. Quindi eh, ovviamente semplificando, nel momento in cui un attacco cibernetico dovesse raggiungere la soglia eh, del classico uso della forza o dell'attacco armato, eh, ovviamente quindi guardando agli effetti dell'attacco cibernetico e ai target dell'attacco cibernetico, a quel punto eh, inevitabilmente eh, ogni Stato potrebbe decidere, non che lo Stato che ha subito l'attacco cibernetico potrebbe decidere non soltanto di rispondere sullo stesso terreno, fra virgolette, quindi rispondere a un attacco cibernetico con un attacco cibernetico, ma sempre di più, eh, e il diritto internazionale lo permette in maniera molto chiara, potrebbe decidere di rispondere a quell'attacco cibernetico che raggiunge la soglia dell'attacco armato eh, con un attacco convenzionale, quindi rispondendo eh, con un attacco attacco militare convenzionale. È chiaro che ci sono tutta una serie di principi che devono essere contestualmente applicati e valutati, tra cui, tra cui assolutamente eh, fondamentale il principio della proporzionalità della risposta rispetto all'attacco subito, però questi sono ragionamenti ovviamente eh, successivi, non deve però sfuggire eh, che la possibilità è assolutamente molto più che concreta e molto più che, eh, che reale facendo il salto dal 2007 al 2019, per esempio, non sarà uh, sfuggito come uh, Israele abbia risposto ad un attacco cibernetico di Hamas, peraltro in quel caso un attacco cibernetico che non ha comportato dei danni, perché per stessa missione del governo israeliano gli effetti che sarebbero stati devastanti perché avrebbero colpito in particolar modo tra i vari target un ospedale, sono stati bloccati dal governo, dal governo israeliano. In ogni caso, il governo israeliano, israeliano ha deciso di rispondere in maniera convenzionale a quell'attacco cibernetico che non aveva prodotto effetti, bombardando l'headquarter uh, del Cyber Command uh, di Hamas. Chiaro che ci sarebbero tutta una serie di ragionamenti sul piano eh, del diritto internazionale da fare che, almeno a mio avviso, eh, autorizzano, hanno autorizzato il governo israeliano a compiere questo attacco militare convenzionale in risposta a un attacco cibernetico, ma esulano un po' dal, dal ragionamento attuale l'elemento sicuramente rilevante è che, eh, appunto, è già successo nel 2007 che un attacco cibernetico abbia agevolato un attacco militare convenzionale, è già successo che uno Stato abbia risposto a un organizzazione terroristica abbia risposto a un attacco cibernetico con un attacco convenzionale bombardando appunto il quartier generale del Cyber Command eh, di Hamas. È chiaro che le norme devono essere eh, diciamo sono in questo momento forse l'anello la, un po' più debole e da guardare con uh, maggiore attenzione. Eccoci è finita un po' abrupt ma non preoccupatevi se poi qualcosa non vi torna eh, possiamo tranquillamente chiedere eh, al nostro buon mele di riuscire a riraccontare azioni online risultati eh, risultati offline ma offline pesanti cioè fino al bombardamento e azioni pesantine, eh, perché dall'altra parte... Ecco esatto, i russi l'estate scorsa hanno pubblicato il GPS già Gen... negli di Tel Aviv. Eh, quindi da quel punto di vista diventa davvero abbastanza mh, complesso, mettiamola così, eh, capire fino a che punto ci si può spingere. A che punto si può andare? Dove, eh, dove è il limite per cui eh, posso spingermi senza grossi problemi? O dove invece devo fermarmi perché eh, sto usando una forza non proporzionale? Come diceva tra l'altro prima eh, Stefano Zanero, se avete visto eh, bene. Non ti si vede? Muovi il mouse perché non mi si vede? Ah sì, al solito è è morta la, la parte in tutto questo un commercio e che chiudiamo in, in bellezza e eh, di tutti i talk che avete i pezzettini talk che avete visto oggi questa è quella eh, che è un po' più particolare e che è un po' più complesso ottenere e che sono molto felice che eh, sia stato qui cioè di poterlo dire che sia stato qui ma che c'è cioè, a Dubai regà è, è mezzanotte eh? sono le 11 appunto lasciamo perdere c'è un commercio di armi digitali già perché quello che viene chiamato normalmente zero day giorno zero ha un valore che cos'è uno zero day uno zero day è una vulnerabilità adesso ormai non si parla neanche più di zero day ma si chiama di weaponized exploit cioè qualcosa che è una vulnerabilità che esiste in uno o più sistemi che è impacchettata e pronta per installare remotamente, in n modi diversi, malware. Significa essere in grado, sì, a tutti gli effetti, di installare un Troian, installare un malware di qualche tipo, da Stuxnet in giù all'interno di un bersaglio. E il bersaglio, sì, mo, Markson mo ne ha fissata una, altro che una, il bersaglio che noi andiamo a toccare può essere di tutto. Può essere un buono o un cattivo, può essere un paese democratico o diversamente democratico, può essere un governo, un altro governo, può essere un terrorista, può essere per law enforcement, quindi per eh, intercettazione di un... Eh, un possibile criminale, quindi per scopi di polizia, esiste un mercato un mercato che è difficile da gestire, che richiede professionalità elevatissime sia nello scovare i talenti sia nel scovare queste eh, particolari mh, vulnerabilità sia nel prepararle vedere quante di queste possono essere poi eh, vendute, weaponizzate si dice è, è un mercato difficile in cui stare per mille ragioni, anche le, le, le più banali. Ora, mh, in tutto questo c'è una società, eh, Crowdfans, che eh, ha come direttore eh, un italiano, eh, Andrea Zapparoli Manzoni, che arriva dalla consulenza, arriva da 20 anni di sicurezza, a eh, eh, cui ho chiesto eh, di raccontarci, nel limite di quello che può fare ovviamente, come funziona questo tipo di mercato. E come sta andando questo tipo di mercato? Eh, mi ha fatto il grande favore personale, sono molto, sono molto felice di poterlo eh, condividere con voi. Di raccontarmi cose in maniera peraltro molto poco pettinata quindi, è quella la cosa bella. In maniera molto diretta, molto amicale. Eh, ha rivisto con me, ho dovuto tagliare anche perché è estremamente logoroico. Ha tanti, ha tanti pregi, ma anche tanti difetti. E quindi eh, arriva a raccontarci oggi una piccola parte tagliata, ma ve lo dico già prima: la versione integrale non ho intenzione di perderla, ma sarà un botta e risposta. Dedicato a questo argomento, poi nelle prossime settimane. Adesso vediamo quando riusciamo a, a fare qualcosa di un po' più eh, particolare. Comunque vi prometto che non sarà l'ultima volta che vediamo l'argomento perché è davvero, davvero, davvero interessante. Vi lascio con Andrea Zapparoli Manzoni e con i suoi pochi minuti di racconto direttamente da Dubai. Ciao a tutti, in questo breve video casalingo e casaleccio. Ehm... Su, su richiesta di Matteo che ringrazio moltissimo dell'opportunità ehm, vi parlerò di un tema eh, poco discusso o meglio discusso spesso in termini imprecisi o, o impropri principalmente per mancanza di informazioni che è quello del mercato delle cosiddette armi digitali Co come facciamo questo lavoro di eh, eh, ricercare valutare sotto mille profili tecnici di rischio, economici, eccetera, di opportunità, eh, delle vulnerabilità trasformate in exploit, quindi come si dice in gergo, weaponizzate eh, verso tutta una serie di famiglie di sistemi target, quindi dal mobile ai sistemi operativi alle web application, alle app, agli eh, apparati di networking, IoT, eccetera, eccetera. Eh, facciamo queste analisi, individuiamo ricercatori che stanno... Lavorando su queste vulnerabilità, eh, creiamo una relazione per quanto possibile in questo mondo stranissimo, e valutiamo il loro lavoro, li consigliamo, li aiutiamo e se serve li finanziamo, perché queste sono ricerche ormai complicatissime e molto eh, difficili, e, che richiedono tempo e soldi. E dopodiché, eh, una volta che abbiamo individuato quelle vulnerabilità, che trasformate in exploit, sono come si dice. Intelligence grade, quindi hanno un livello di eh, efficacia, eh, non creano artefatti particolari, eh, non fanno crescere sistemi eh, target, eccetera, eccetera. Quindi, un sottoinsieme molto piccolo di tutte le vulnerabilità che vengono scoperte ed esploitate nel mondo, diciamo una su cento eh, tra quelle che si trovano in vendita in questo mercato, in questo bazar mondiale di vulnerabilità. È intelligence grade per noi, supera. Tutti i nostri test, soddisfa tutti i nostri criteri, e quel punto diventa eh, un'offerta che noi portiamo a selezionati e tra l'altro eh, ben, ben individuati: eh, governi. E questi governi, e naturalmente, e noi trattiamo direttamente con governi, non trattiamo tramite intermediari, non vendiamo a integratori perché eh, perderemo completamente il controllo eh, del know-how e del. E degli asset stessi non sapremo dove vanno a finire, chi li andrà a utilizzare. In realtà è un lavoro molto complicato che richiede competenze tecniche elevatissime, che non ho io ma hanno i miei collaboratori. Eh, richiede tantissima delicatezza, tantissima attenzione, eh, continua sorveglianza. E, e basandosi su principalmente forme di autoregolamentazione, richiede anche un certo carattere, perché ovviamente chi non segue certe prassi, certi processi. Eh, guadagna di più, <ride> fa più affari. Eh, quindi è, è, è un insieme di compromessi delicatissimi, di equilibri molto sottili, che però espone a interessantissimi eh, scenari, retroscena, fa capire tantissime cose che eh, per chi sta al di fuori sono incomprensibili o eh, molto poco eh, facili da, da comprendere. L'87% di questi eh, zero-day intelligence grade che noi abbiamo trattato eh, nel 2019 ad oggi è ancora zero-day. Eh, nonostante tutto l'hype che c'è intorno, intorno alle periodiche rivelazioni di grandi zero-day con un sacco di fanfare, un sacco di marketing, un sacco di, di fregnacci a seguito, per ogni vulnerabilità... Tipo Spectre o tipo quella su, su WhatsApp dell'anno scorso, eh, che era sfruttata anche per finalità di intelligence, piuttosto che l'ultima adesso su ehm, eh, Microsoft, legata alla criptografia. Per ognuna di quelle che vengono ehm, rivelate con un sacco di scena, eh, perché ovviamente chi lo fa ha i suoi interessi, eh, ce ne sono 20 che non vengono cacciate eh, e che sono continuamente eh, funzionanti. E a disposizione nel famoso arsenale eh, di chi fa intelligence, o indagini per lo enforcement, ma anche nelle mani dei cattivi. Allora è chiaro che noi che vediamo tutto questo da dietro le quinte, da vicino, eh, siamo preoccupati, eh, perché eh, questo non è un, un buon segno. Eh, questo è un sintomo che non, non collettivamente, complessivamente, non, non stiamo andando eh, per niente nella direzione giusta. Anzi, più tempo passa è peggiore. E siccome mi piace lasciarvi con le belle notizie, è bello e rassicurante no? sapere che una società che vende armi digitali eh, quelle armi digitali dove tutti siamo così contenti che ogni due per tre saltano fuori, vedete? No? Eh, siamo protetti perché nella community saltano fuori le vulnerabilità. Beh, l'87% delle armi che vendevano a primo inizio dell'anno. Sono ancora funzionanti alla fine dell'anno. È un mondo complesso quello della sicurezza digitale, è sfaccettato. Potremmo fare una live di un'ora e mezza o due a parlare con ciascuna delle persone eh, che, eh, che hanno parlato stasera e probabilmente usciremmo senza nemmeno ancora, eh, senza nemmeno ancora arrivare al minimo. Mh, al minimo di conoscenza per poter capire qualcosa. Io spero solo di avervi dato um, un po' di informazioni in più per farvi capire almeno come funziona questo mondo a grandi linee. Eh, alcune delle cose, alcune del, delle realtà, alcune delle eh, persone che, 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 che ho invitato. Vi hanno dato degli insight che non sono facili da trovare in quel modo e in quella modalità, e sono molto felice che abbiano voluto condividerle con noi stasera. Non, non finiamo qui di parlare di sicurezza ovviamente, lo, facciamo, lo faremo ancora, anche se ormai io di sicurezza faccio un altro tipo di sicurezza, non sono più in quel mondo, ma ho ancora la fortuna di avere un sacco di amici con cui chiacchierare e raccontatemi magari qual è la parte che vi è piaciuta di più anche nei commenti e vedremo di riuscire a costruire qualcosa in più. Direi che arrivati alle 11, dopo un'ora e mezza, 9 e mezza, 10 e mezza, 11 sì, tutti assieme possiamo anche chiudere, io vi posso dire eh, che eh, prenderò i pezzi di queste due live e le unisco, quindi adesso vedrete sparire per chi di voi sta guardando eh, la, eh, la live da eh, pagine Facebook. Eh, e da eh, YouTube eh, le ritrovate comunque le trovate sempre su Twitch mentre invece do tra domani e dopo caricherò un unico file con tutta eh, la parte, con tutta la live insieme. Grazie mille a tutti quelli di voi che sono rimasti fino adesso. Siete stati tantissimi, credo che sia la live che ha avuto più utenti in contemporanea, stando dalle eh, statistiche eh, non abbiamo chiacchierato molto ma non preoccupatevi venerdì prossimo io dovrei esserci ancora comunque vediamo eh, con una live cazzeggio quindi ho int intenzione davvero di alternare le live importanti come queste alle live cazzeggio magari racconto di che cosa sta succedendo eh, vi dico anche solo che oggi abbiamo pubblicato un altro video molto lungo per quelli di voi a cui piacciono i video lunghi con Gaia che racconta la sua storia di eh, cambio eh, del suo corpo, e racconta in realtà l'accettazione di se stessa. È una storia molto bella, eh, secondo me, che, mh, che vi potrebbe piacere ascoltare. Eh, invece, durante la settimana, martedì, è già pronta la newsletter, che è anche quest'anno, eh, quest sì, anche questa settimana particolarmente ricca di eh, cose. Eh, io Volevo ringraziare ancora tantissimo e ricordarvi i nomi dei miei ospiti, così almeno potete prendere un pezzettino di carta e penna in questo momento e, eh, e segnarveli e cercarli su eh, in genere Twitter, Facebook eh, e eh, LinkedIn partendo da Stefano Zanero del Politecnico di Milano è eh, professore associato che trovate come, eh, su Twitter come raistolo eh, eh, Andrea Zapparoli Manzoni che trovate su Facebook e trovate su LinkedIn eh, per andare a seguirlo Corrado Giustozzi Nightgaunt eh, che trovate anche lui credo su eh, di sicuro su, eh, su LinkedIn ma andate ad ascoltarlo a parlare quando troverete che fa Convegni vicino a voi ne vale sicuramente assolutamente la pena. Carola Frediani, giornalista che si occupa di eh, cybercrime e di diritti digitali, eh, c'è la sua bellissima newsletter eh, Guerre di rete e ci sono i romanzi che ha appena pubblicato. Andate a cercare sotto Amazon. Eh, Gianni Amato, che nonostante il fatto che eh, avesse un po' paura di raccontare di, di sbagliare qualcosa, che qualcuno lo, gli dicesse qualcosa, è venuto e ci ha raccontato del certo. L'ho trovato anche lui eh, già animato su eh, Twitter. Seguitelo, dice cose molto interessanti. E eh, Stefano Mele che già conoscete perché ha fatto un mic, se volete rivederlo c'è un one to one insieme io e lui molto lungo in cui parliamo proprio di guerre digitali, adesso è negli Stati Uniti, potete seguirlo sui social, eh, su, credo su eh, Twitter, eh, eh, su LinkedIn e su Facebook, sta raccontando il suo giro negli Stati Uniti come IVLP. Grazie ad Andrea, Daniele, Spartian, Romeo, Alan, Nicola, Una pietra, Paolo, Orione e tutti gli altri che eh, non ho avuto tempo di salutare fino adesso. Pdomi, eh, Romeo, Marco e tutti quelli che hanno scritto questa sera grazie mille a voi che state guardando adesso se siete arrivati fino qui in fondo, io sono Matteo Flora vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia, una volta alla settimana con una live, non sempre complessa come questa, ma spesso anche solo per chiacchierare e confrontarci insieme su quelli che sono i temi caldi della settimana, lì a www.matteoflora.com trovate tutto compreso la newsletter a cui vi consiglio di iscrivervi ogni martedì eh, vi arrivano tutte le notizie della settimana che potete prendere e eh, rilanciare. Non solo se volete le notizie su dove sono, cosa faccio e anche quando partono live, come queste, vi ricordo che c'è Telegram e sul canale Telegram che trovate sempre lì a matteoflora.com. Eh, trovate tutto quello che vi può servire. Buonanotte a voi, che sia una notte serena. Eh, grazie mille. Per avermi ascoltato, ciao Maria e Teresa, e come sempre, anche questa volta, estate parati.